Pronti? Buonasera dall'angelo di questa è della settima la settima prova. Purtroppo dobbiamo registrare il video perché non si senti in diretta. Purtroppo succede. Dobbiamo registrare il video perché succede. Non si sente in diretta facendo il lavoro. Va bene, perfetto. Prego. Buonasera dall'angolo delle idee. Questa sera abbiamo come ospiti con noi gli Exit Dream 2. Per cui la domanda sorge spontanea per la sesta volta. Chi è Franco? Chi è Robby? Cosa fa Franco e cosa fa Robby? Ciao. Moi, c'est Franco. Canto e suono. Suono e canto. E tu chi sei? Robby. Ah, Germani. Okay. Bene. Bene, allora. Fai la seconda domanda. Lui che dà gli ordini. Fai la seconda domanda. Fai la seconda domanda. No, vai, tranquillo. Allora, cosa fate? Come è nato questo gruppo? Cosa fate? In che senso? Che musica facciamo? E cosa fate? Non so, tu sei percussionista? Io sono batterista e percussionista. Io sono chitarrista. Io sono la chitarra. E tastierista. Anche le tastiere, bravo. Mm-hmm. Anche lui fa le tastiere di studio, anche lui. Noi facciamo delle canzoni, dei brani, sia editi che inediti, e un po' diverse dal solito, rubando le idee dei DJ. E come vi è venuta in mente questa idea? La nostra testa pacata e folle ci ha suggerito di fare questo progetto. Ci siamo seduti a tavolino, come dice lui, anche in piedi, e abbiamo iniziato a cercare questa situazione. E abbiamo visto che è diverso dal solito, e la gente comunque risponde bene. Abbiamo suonato dappertutto per il momento, non abbiamo fatto ancora tante date perché siamo usciti a novembre, non mi ricordo. Febbraio. No, nel novembre abbiamo fatto in Austria le due feste private. Sì, prima, adesso parlo di quelle private, ma qua a Trieste, in Italia, il 2 febbraio, la prima del Trigesteo. Ok, poi? E poi, da ieri fermo, che te spiegavi come nascono le canzoni nostre. Le nostre canzoni nasci con la musica di Van Halen, le parole di Achille Lauro, la musica di Bon Jovi e le parole della Luna Bussò della Loredana Bertè. Aerosmith, Alba Chiara, Vasco Rossi. Journey, Accendere l'anima. E dopo tutto il resto. Rammstein, Green Day. Battisti, La canzone del sole. Ah, di Battisti. Abbiamo fatto un remix adesso. Di libero il mio canto, l'abbiamo portata in trap e ci abbiamo messo anche l'autotune sotto su una parte, perché va di moda questo, e abbiamo portato questo e abbiamo visto che in quanto tempo? Praticamente la nostra canzone si chiama libero il mio canto, la canzone di Battisti, il canto libero logicamente. E quante visualizzazioni abbiamo? Su dove? In generale? Su, non si può dire. 40.000? Sì, non credo più, su Facebook. Facebook è una roba spaventosa. Bellissima. Anche 50.000 forse su Facebook. Anche su YouTube, devo dire. Su YouTube abbiamo, spieghi che facciamo due canzoni particolari. Stella di mare, Cremonini, faccio io, lui fa Dalla. Te ne vai. Che sarebbe Jump di Van Halen. La canzone d'amore. La canzone d'amore. 883 fatto in metal. In metal totale. Poi abbiamo deciso di noi siamo triestini. E cercavo una canzone su Trieste che a me, avendo fatto delle collaborazioni con questo artista, si chiama Angelo Baiguera. L'ho riscoperta nel cassetto e l'abbiamo stravolta e abbiamo portato Caffè degli Specchi. E Caffè degli Specchi è una canzone molto lenta, molto profonda, che parla di Trieste, parla di persone che si troveranno, che, Trieste proprio, che si troveranno da vecchi a Caffè degli Specchi in Piazza Unità. Non lo, e abbiamo
fatto questo connubio di situazione. Poi è successo, però in questi due giorni è successo un pochettino di tutto. Il 5 aprile questo ragazzo qua si è sposato. E cosa è successo? Che no, non era brutta parola come la fede. Che io conoscendo un componente dei New Trolls, gli ho detto: Umberto, vieni al matrimonio di Franco, dai, che fa piacere, lui fa piacere, perché anni che facciamo i New Trolls. No? E lui ha detto sì, vengo. È partita anche la serata, è restato un giorno in più e abbiamo fatto una serata il giorno dopo. Abbiamo fatto è successo questo. Poi sono venuti due ragazzi. Volevo spiegare. Sì, aspetta. È successo il contrario. No, no, cioè è venuto lui da noi. È venuto lui da noi, non noi li abbiamo chiamato. Abbiamo due ragazzi, nostri amici, molto bravi, molto presenti nella situazione musica italiana e anche in Francia e anche all'estero. Si chiamano Elena If. Sono persone meravigliose, sono fiorentini e sono venuti anche loro per il nostro concerto. Ringrazio Max e Gabriele, e ci hanno onorato di venire sul palco con noi. E noi abbiamo onorato loro di suonare le sue canzoni. Altro? Fammi le domande. Vai Barbara, fai una domanda. Barbara, dai una domanda. Barbara D'Urso. No, quello no. Ci mancano le luci. Le ho. No, quelle della dorso. No, volevo semplicemente dire che chi li volesse ascoltare può andare tranquillamente su YouTube e si fa un'idea della bravura, perché avete il canale, no? Si chiama Exit Dream 2. Cioè, Exit Dream 2, poi su Facebook, Exit Dream 2, ci trovate e vedete tutto quello che facciamo. Tra l'altro, dopo posteremo anche sulla nostra pagina alcuni dei... Al 20 video. Abbiamo una serata però al Via Diaz 3, ma partiamo verso le 9:30, al 20, giovedì 20. Sì, 21:30. Che locale, scusa, che nome? Al Why Not, e saluto tanto Fabio, grazie. Fulvio. Fulvio. Saluto Martina del Caffè Tergesteo. Saluto tutti i parenti, zia, zia. Saluto Katie, Marco e Desi dell'Amazon che ci hanno detto. Ciao, piccola Katie, questa qua. Sì. E il 29 siamo a Firenze. Siamo a Firenze, abbiamo una data in un teatro. E lì, ma l'anno 60 proprio, non so, dobbiamo presentarsi alle 15, ma non si è capito ancora cosa faremo, ma non fa niente. Saremo ci hanno chiamato e noi andiamo. Sì. E poi abbiamo già questo. Anche lui? Vuoi saperlo? Abbiamo anche qualche data adesso a giugno e a luglio sicuri. Maggio un attimo ancora. Siamo un attimo in stand-by. Maggio, perché dobbiamo andare in Austria, dobbiamo andare in Germania, Monaco. Ci hanno chiamato dall'Albania, se andiamo giù vediamo un attimino, speriamo di sì. È una questione dei prezzi, logicamente, perché I costi sono alti e purtroppo non puoi chiedere milioni alle persone. Se ti trovi in un punto d'incontro, Germania, andiamo su dal nostro amico a suonare. Ci siamo conosciuti nel 1984. E siamo partiti da lì. Allora, partiamo dal 1984, dove si forma un gruppo di sei elementi chiamati Taxus Media. E già a quei tempi noi facevamo nei teatri le cover di New Trolls, ma proprio un concerto completo come lo facevano loro nelle sue piazze. Il famoso concerto grosso. Sì, beh, quel minimo. No? Varie... Siamo durati 2-3 anni, quasi due o tre anni. Poi lui ha preso un'altra strada molto importante, perché purtroppo in quegli anni là andava la musica dance, ha trovato dei bravi compositori, bravi DJ. Chi? Fa il nome? Per sapere chi. Elvio Morato, Sergio Zale, lui collaborava con Francesco Contadini, con la Sabrina Salerno. Cioè, abbiamo fatto dei brani con vari personaggi importanti, Del Sion, c'era tutto un circo. Poi siamo arrivati negli anni, praticamente 2014. Nel 2014 ci siamo ritrovati. Io ho lasciato un po' la musica perché mi ero un po' forse anche stufato, perché la dance
E stufato qualche settimana. Ti pare di Trieste? Sarebbe. No, ma è stufato. È stufato, sì, perché faccio anche il cuoco io. Ah, fa anche il cuoco? Sì. Franco Chef, mi hai sul dappertutto. Mi dà dappertutto. Dappertutto, non posso fidare da nessuna parte. Sono come il prezzemolo. Nel 2014 ci ritroviamo e poi di nuovo io faccio così, ciao, me ne vado. Ho scelto la strada di fare il cantante da solo, affidandomi a delle persone molto importanti che mi hanno dato la mano a fare due dischi e un terzo ho collaborato, e poi il lockdown ci ha massacrati, non solo a noi, a tutti. Dal giornalaio al tabaccaio, al ristoratore, al bar, a chi più ne ha più ne metta. Ci siamo ritrovati quest'anno, in luglio. Luglio. Io dove lavoravo, volevano fare delle serate musicali. Ho detto, chiamo dei miei amici che suonano. Sono venuti su loro, che erano i 252. Gruppo vocale, 4. E quella sera purtroppo è successo che si sono lasciati. Beh, questo non lo so, non ci vado a mettere. Non entriamo neanche nei particolari. Perché non è il caso. E abbiamo deciso io e Roberto di fare questo nuovo progetto. E stiamo vedendo che va bene, ci hanno chiamato la radio di Padova, ci avete chiamato voi, ci hanno chiamato la radio Attività, siamo usciti sul giornale. Che vada avanti così, perché abbiamo 4 colpi ancora, ne abbiamo di più. Quanti? 4. No, dai. Ma no, siamo vecchi. 5. Siamo vecchi. Però cioè, siamo vecchi. Ma guarda me. No, ti indico. Ma guarda me. Sto qua. E, sì, mi sono sposato. Bello, ho un grande testimone vicino a me. Aspetta che mi tiro via. Allora, visto che magari guardate, aspetta che mi tiro fuori il cavallo. Mi sta facendo invidia, eccolo. Mi sta facendo mi dà un po' di chemie. Sì. Forse... Non te li capisci, due sere del file te lo dà. E tre voglio, non c'è due senza tre. Mm. Ragazzi, fateci delle domande perché se no andiamo avanti a braccio noi. Fai una domanda. Allora, un'altra domanda. Prova a fare una domanda. Dai. Facciamo un'altra domanda. Allora, diciamo che... Se la va a incartare. No, sta pensando, sta lavorando. Allora, diciamo che allora questo genere, tra virgolette, innovativo, attira le persone, perché se avete avuto tanta richiesta, vuol dire che il problema, genere... No, il problema è anche che non solo facciamo queste 20 canzoni, ma purtroppo facciamo anche canzoni che la gente si muove, tipo Mamma Maria, Sara perché ti amo. Cioè, in dance. Balla, sempre dance. Logicamente nella maniera nostra, Sara perché ti amo in rock. Però sempre differente dagli altri, perché purtroppo la musica è sempre quella a sette note, sette ne ha, non ne ha di più. In teoria 12. In teoria 12. Perché? Se metti diesis. Ma esiste do, re, mi, fa sol, la, si. Dopo ci mettiamo i diesis, i quinti, il diminuito, ne manca 50. Quindi? No, giusto per essere puntiglioso, ci fa una punta oggi. No, quindi rimani. Rimani. Vai. Umberto Dada ci ha dato un brano da lui cantato, e a me è piaciuto molto. E Umberto l'ha fatto in inglese? Lui l'ha fatto tutta in inglese. E ce l'ha passata a noi dicendo fate quello che volete. Noi l'abbiamo voluta stravolgere. Roberto Germani ha fatto un testo per me eccezionale. Quasi copiato. Se non si dice di chi? No, parlo di quasi copiato. Sì, ma di un grande. Di due grandi. Che non c'entra nulla con la musica, eh? Di due grandi, le due frasi, una frase importante in mezzo. Di D'Annunzio. Il testo la base è D'Annunzio, ma dopo c'è i ritocchi. Mm-hmm. Ma in mezzo era una ragazza che faceva poesie e si è suicidata a 39 anni. Però il pezzo in mezzo è tutto suo. Ci hanno due acque e... Siamo due aquile che volano in cielo. Esatto. E lì abbiamo fatto una scelta che lui non voleva, però abbiamo visto che funziona e abbiamo preso delle parti in inglese di Umberto
e abbiamo fatto un mashup tra inglese, l'inglese, la e canzone italiano. Originale sua e la nostra invenzione praticamente. E questa canzone praticamente, è molto bella, molto importante. Sì, come canta insieme, sì. Te confermo, sicuro? Sì. Praticamente non si è ancora capito se noi le canzoni le roviniamo o le stravolgiamo. Le arricchite. Ma mettiamo le cose che pensiamo noi, onestamente. Pensiamo delle cose che possa piacere alla gente, però comunque le fai sempre perché ti piace a te. Ovviamente se la gente non ti risponde in qualsiasi cosa fai, abbiamo sbagliato, via. Abbiamo quasi pronta uno dei cult, te conosci il cult? Il cult? Sì. Cult, è una brutta parola, finisci con la T, scusatemi, una cult, kite, il cult, perché lui siccome col traduttore simultaneo, kite, è un Google Translator, dove metterò il testo della bambolina, voi ve la ricordate la bambolina? Sì, la bambolina, che fa no. Devo ballare? No, quasi. Ieri sera c'è la Madonna. E vicino a me devo ballare ancora. E questa, dopo un'altra tua che te l'ha fatto no, adesso. No, adesso la cosa più importante è che andiamo adesso. L'ultimo brano stiamo registrando in studio. Ah, sì. Poi esce il nostro CD. Abbiamo il CD pronto. Manca un brano. Ne abbiamo 15, ne manca uno. Ce ne manca uno perché è molto importante, è dedicato a mia madre. E uno dentro è dedicato a mio padre e uno è dedicato a mia madre, però è un brano molto... Meno male che non ha sorelle. Meno male che non ha sorelle, fratelli, se no gli era tutti sui. Questo brano è molto difficile perché è difficile, ma lo portiamo a termine. Basta. Non pensavo che te lo spieghi, cosa che succede. Cosa che succede in questo brano? Questo brano è mio, cioè nostro, scusami. In questo brano qua succede, succede che c'è un discorso a tre, attenzione. Io farò la mamma, la madre sua, lui farà il figlio, però abbiamo una voce che farà l'angelo. Quindi lavoreremo a tre voci, ognuno aveva la sua parte, ognuno aveva il suo testo, per questo siamo un attimo in ritardo perché dobbiamo studiare. È un brano profondo. C'è la ragazza di fronte, Lorena, che ha detto sarà un brano delle lacrime. Sicuramente. Quando abbiamo fuori facciamo sempre piangere qualcuno, o perché suoniamo male, dico, però è così. Il CD verrà acquistato, sarà comunque su tutte le piattaforme digitali, questo sicuramente. Saremo anche su Amazon. Se volete i miei dischi vecchi li trovate su Amazon, comunque ci sono ancora. I tuoi? Sì, ci sono ancora. E abbiamo deciso di fare questo CD. Telegambrosai? I tuoi? E come ti facciamo la piano? Telegambrosai i miei dischi? E così tanto basta. Miro Brosai le tue foto. Niente, li troverete anche lì, comunque li troverete sulle piattaforme digitali. Dovrebbe uscire, adesso partire a maggio. Primi di giugno, metà maggio dai. Viene fuori, perché già l'altra sera ci hanno chiesto il CD. Troveremo una data per farlo. Lo faremo. Purtroppo siamo restati fermi a causa dell'influenza, perché scherzi. Febbraio, gennaio, febbraio, poi una strage. Una settimana lì senza voce, gennaio senza voce. Poi tutti e due senza voce. Però va bene, l'abbiamo portato a termine. Ma manca una. Ricordo che il 29 siamo a Firenze e presentiamo questo spettacolo importante, presentiamo Farewell, quella con Umberto Dadà. E che Dio ce la mandi buona. Vediamo. Vediamo. A parte che è un'esperienza bella che vai fuori, vedi anche altre persone, vedi anche altri visi, altre situazioni, si espande la situazione. In Austria abbiamo fatto due feste private, c'erano 1200 persone in sala. Ma là. Purtroppo non potevamo fare foto perché erano feste private. Ma qua. Perché non so chi era dentro, cioè non sapevamo chi era. Ci siamo messi sul palco a farci facciamo il selfie e venuto il buco fuori e detto. Qua purtroppo è più difficile. Il paese nostro è più difficile. Abbiamo fatto un successo a Sutrio. Sutrio grande. Apro la parentesi, Udine. Chiudo la parentesi. Ciao Cami!
Altro non credo che non volete sapere da noi. No, se ci ripetete quando siete in via Diaz. Noi siamo il 20. Noi siamo il 20. Se qualcuno vuole venire ad ascoltare. Assolutamente. Se... Il 20 di aprile siamo in via Diaz, al Why Not. Ma partiamo, via Diaz numero 3. Partiamo un attimo più tardi, quindi verso le 9:30-10. Ecco, saremo là, facciamo questo spettacolo. Venite. Il nostro spettacolo dura un'ora e 45 minuti. Di solito. Però di solito. Però poi ci fai ancora una. Sì, fai ancora una. Non finisce mai, non finisce mai. Va bene. Ma non credo che bisogna prenotare. Se volete trovate Why Not, non ho il numero in mente, scusatemi, però Why Not via Diaz e la saremo. Poi arriviamo all'8 di luglio. Luglio sicuro, 5 qualcosa in giugno. Giugno abbiamo un matrimonio, ci hanno chiamato un matrimonio. Ah, 17 matrimonio. Un matrimonio. Allora ci trufoliamo. Non facciamo mai niente, tanto non parlo io. 17 matrimonio. E anche poche ore. Cioè, no, ci dalle 16 alle 21. Ci trufoliamo nei matrimoni. Faccio pensare il testimone. Anche in matrimonio. Devo dire ancora una cosa: non è che faccio saluto zii. Salutiamo una persona che è sempre stata vicina a noi. Lei era la moglie di Bruno Salmoni, che non c'è più, è su, che suonava con noi. E lei ci ha detto: dedicatemi Caffè degli Specchi, patria tua. E poi salutiamo il nostro lucista, non potremmo... Giancarlo Cappella, se non ci fosse lui il nostro spettacolo non viene fuori. No. Cioè, lui fa la differenza. Giancarlo, ti lovo. Ti lovo cosa vuoi dire? Ciao Giancarlo. Perché questo... ti dono. Te l'ho detto? Ti lovo. Ah, non ti... di nuovo. Ieri, no? Ti dono. Cioè, ti dono, ti dono. Comprensione. Come si fa? No, ma te la sono il mio amico. Ragazzi, vi salutiamo. Grazie. Io vi ringrazio a queste tre persone meravigliose, proprio meravigliose. Grazie per aver grazie a voi. Beh, prego, sì. grazie. Qualsiasi cosa che volete, noi siamo. Sì, ci saremo. Noi come l'angolo delle idee continueremo a seguirvi. Il 21. Tanto solo l'estate, se non ci seguite, veniamo qua, una lata di benzina si accende. Il 20, l'angolo delle idee cercherà di esserci. Beh, così sarebbe il minimo. Un piccolo riportaggio. Così vedete un attimino. Ah sì, meno così. Anche sentite, dai, vi dico. Ok, conclusione, questa è una registrazione perché purtroppo... L'audio non si dà, come si fa? Purtroppo durante la diretta l'audio non... Laura! L'audio! Ma chi è Laura? L'audio! L'audio ci ha... Laura non c'è, è andata via! Suggerimento per una buona canzone! L'audio non c'era... Per cui questa è una registrazione, ma può essere che una prossima volta faremo un'altra intervista. Eccolo. Quando esce il CD saremo vostri ospiti volentieri. E faremo come Maurizio Semandi, che lanceremo il CD. Ti spacco il cellulare perché arriva gli altri lanceranno. Però metteremo la musica anche sotto, sì, no? Perché ci sta magari un frame di ogni pezzetto. Sì, ovvio. Comunque, se li volete sentire, a parte il giorno 20 via Diaz, andate anche su YouTube. Sì. Exidream 2. Ecco, e poi su Facebook, idem. Sempre Exidream. Ecco. Poi abbiamo ancora un sito. Sto prendendo in giro. Il sito. Come sempre. Sito. Sito. Ma lui è Roberto Germani che ha sentito suonare il terzo Roberto media, Germani, è 10. Non sta a seguire. Guardate che ci vedo. Controllo me. Ragazzi, grazie. Ciao. Grazie. Buona serata. Ciao. Ciao. Lorena, grazie. Grazie a voi. No, grazie a te. Vado.